Scuole chiuse in tutta Italia, ma didattica attiva. Questo è l'input che proviene dal MIUR, ma non è una novità, dato che molte scuole sono da anni impegnate nella didattica con il digitale. Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, rivolgendosi agli studenti, chiede di fare buon uso degli strumenti digitali e di supportare i docenti, aiutandoli a fare sempre meglio. Il ministro ricorda inoltre che la scuola manca a tutti, rappresentando il motore del paese. Per l'occasione, il Ministero dell'Istruzione ha prontamente allestito una pagina sul proprio sito in cui suggerisce varie modalità per la didattica online. Di questi ultimi giorni, gli eventi webinar live, al fine di supportare la didattica a distanza con video lezioni organizzate dal MIUR, in collaborazione con il team Microsoft, diretti ai vari ambiti regionali. Si attivano così nuovi canali di apprendimento, capaci di coniugare l'aspetto cognitivo con quello pedagogico e affettivo. I docenti da casa si impegnano al meglio per proseguire la formazione dei propri studenti, si organizzano con materiale da condividere sul registro elettronico, si studiano le varie app e piattaforme che richiedono una maggiore attenzione rispetto alle consuete lezioni. Nelle chat dei vari gruppi WhatsApp non mancano da parte di alunni, genitori e insegnanti messaggi con dimostrazioni di affetto e sentimenti nostalgici nei confronti della vita scolastica. E all'unanimità si spera di superare al più presto questo momento difficile e di ritornare alle normali attività di vita quotidiana.